Cresce la preoccupazione degli oltre 100 lavoratori della Ruzzo Reti con contratto a tempo determinato. Purtroppo l'incontro avvenuto in prefettura, convocato dopo la proclamazione dello stato di agitazione, non è servito ad avvicinare le posizioni in vista della scadenza dei contratti e che ha portato, come da programma, ad una netta rimodulazione delle ore lavorative. C'è preoccupazione, ma anche profondo disagio per l'insostenibilità della situazione che sta venendo avanti, con una riduzione dell'orario a 24 ore settimanali, il che comporterà un salario bassissimo, che ricordiamo riguarda lavoratori che sono in questo servizio da oltre 12 anni in molti casi. In questo caso mancherebbe, uso il condizionale, la volontà dell'ERSI di autorizzare a queste procedure, e allora noi agli attori politici e istituzionali stiamo facendo una domanda: come si fa a gestire un servizio pubblico essenziale in queste condizioni? Cioè, l'alibi che non si è fatto da nessuna parte non c'è, noi l'abbiamo scritto in un comunicato. Alla SASI hanno avuto il coraggio di procedere alle selezioni e il problema precarietà l'hanno superato. Noi ci aspettiamo che gli attori istituzionali e politici di questo territorio affrontino definitivamente questa storia. Il nocciolo del problema è il piano triennale di efficientamento proposto dall'azienda a seguito dei rilievi mossi dall'ERSI, che prevede una riduzione insostenibile del 40% dell'orario di lavoro su circa 80 unità, su un totale di 103 lavoratori in somministrazione. Il tema del lavoro interinale è un problema ormai annoso per la Ruzzo Reti, perché risale ad oltre 16-17 anni fa. Ci sono lavoratori che continuano ad essere interinali nonostante le richieste da parte della Ruzzo Reti di poter effettuare concorsi pubblici, quindi procedure ad evidenza pubblica che permetterebbero ai lavoratori interinali di partecipare, come potrebbero legittimamente partecipare anche tutti quanti gli altri, perché poi il lavoro interinale costa all'azienda almeno il 20% o il 30% in più rispetto al lavoratore assunto secondo i contratti collettivi nazionali Enel Gas Acqua. Secondo le parti chiamate in causa, sembrerebbe esserci una disparità di trattamento tra la Ruzzo Reti e gli altri gestori presenti a livello regionale. Ma è evidente che se altri gestori hanno fatto manifestazioni ad evidenza pubblica e noi no, è chiaro che probabilmente una differenza rispetto agli altri gestori c'è, perché noi in passato abbiamo anche approvato in consiglio d'amministrazione pubbliche selezioni che poi sono state sistematicamente bocciate da parte dell'ente di controllo per ragioni che oggi è anche complicato comprendere, però voglio dire, questa è la linea e noi a questa dobbiamo attenerci, pur cercando di salvaguardare i livelli di performance dell'azienda e così come anche i livelli occupazionali.